Eccoti la messa del 4 luglio 2021 nella quattordicesima domenica ordinaria della Chiesa Nostra Signora della Salute in Torino. Buon ascolto e buona preghiera. Benvenuti a voi che siete qui in chiesa, benvenuto a te che ci segui sul canale YouTube. Iniziamo col canto. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori tra le rocce. Grandi cose ha fatto per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la quattordicesima domenica del tempo ordinario. È la domenica che ci presenta Gesù, profeta, rifiutato dalla sua gente. La reazione di scandalo che gli abitanti di Nazareth provano nei confronti di Gesù esprime la falsa religiosità di chi si rifiuta di riconoscere l'intervento di Dio nella semplicità, nella quotidianità e nella povertà. Accogliamo il Signore risorto che viene a parlarci e a rinnovare la sua alleanza con noi. Siamo certamente tutti benvenuti nella casa del Signore. In particolare oggi vogliamo dare il benvenuto a Giuseppe Faraone e Maria Grazia Bufalo, che vogliono ringraziare il Signore per i loro 25 anni di matrimonio e sono qui per questo, e noi ci uniamo al loro ringraziamento. E poi assieme con noi sono presenti anche tutte le persone che hanno raggiunto la casa del Padre e che noi ricordiamo, i nostri defunti. Oggi in particolare ricorderemo nel trigesimo di morte Urgese e Leonora, e poi ricorderemo altri defunti, i coniugi Cicchelli Attilio, Gravina Rosaria nell'anniversario di morte, Carnovale Maria e Raffaella, Andrea Maria, Nava Orazio nell'anniversario, Armida, Piera, Vincenzo e la zia Martina. E ci uniamo a tutte le intenzioni che abbiamo nel nostro cuore, noi qui presenti e coloro che ci seguono da lontano. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Preghiamo. O Padre, fonte della luce, vinci l'incredulità dei nostri cuori, perché riconosciamo la Tua gloria nell'umiliazione del Tuo Figlio e nella nostra debolezza sperimentiamo la potenza della Sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi ed io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. Cantiamo insieme, i nostri occhi sono rivolti al Signore. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Insieme. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Alzo a te i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. I
nostri occhi sono rivolti al Signore. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo. Troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: ti basti la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio delle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio. Venite a me, alleluia, restate in me, alleluia, io sono la via, la verità, alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Cantate con me, alleluia, danzate con me, alleluia, io sono la gioia, la libertà, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giude e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Venite a me, alleluia, sperate in me, alleluia, io sono la via, la verità, alleluia, alleluia.
Nella sua predicazione tante volte Gesù ha sperimentato un successo strepitoso, ci sono occasioni in cui tante persone lo ascoltano, ci sono occasioni in cui vogliono farlo re, ci sono anche altre occasioni in cui invece sperimenta l'insuccesso nella sua predicazione. E queste occasioni si vanno moltiplicando, magari avvicinandosi alla passione, perché lì è stato non essere umanamente riconosciuto nel suo messaggio. Il brano del Vangelo di oggi abbiamo sentito uno di questi casi in cui Gesù non viene riconosciuto. E la cosa più che colpisce di più, non viene riconosciuto proprio nel suo paese d'origine, tra le persone che più lo conoscevano già da prima, che conoscevano la sua famiglia, i suoi parenti, le persone della sua cerchia, non lo riconoscono come predicatore, come messia. Tanto che lui conclude con quella frase un po' amara: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. Però è anche vero che Gesù ha continuato sempre la sua predicazione, non ha mollato. Anzi, è stato fedele a quel che diceva nella prima lettura il profeta, dicendo figlio dell'uomo, e lui tante volte si faceva chiamare figlio dell'uomo, io ti mando in mezzo ai figli di Israele, ascoltino o non ascoltino, tu continua, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. La costanza, la fedeltà del Signore Gesù, fino alla passione, fino alla morte. Beh, di fronte a questo esempio di Gesù, cosa ne possiamo ricavare? Sottolineo quattro aspetti brevi. Il primo, noi che siamo qui in chiesa, solitamente siamo un po' più i familiari di Gesù rispetto ad altri che magari lo ascoltano di meno. Noi, se veniamo in chiesa la domenica, abbiamo modo di ascoltare tre letture tutte le volte. Siamo familiari suoi, ma il fatto di essere familiari a volte ci dice di lasciare, dare per scontato quello che ascoltiamo, non trovarne più la novità e la freschezza del messaggio di Cristo. A volte succede che chi è meno familiare con il Signore, quando poi scopre il suo messaggio, beh, questo messaggio lo prende veramente, lo colpisce, lo scuote, gli cambia la vita. Allora credo sia bello imparare a lasciarci impressionare sempre dalla novità del Vangelo, lasciarci colpire dalla novità del Vangelo. C'è questa novità, è noi che siamo troppo abituati ad ascoltarla. Secondo aspetto, è facile accogliere il messaggio di Cristo quando ci dice cose facili, cose belle, un po' più impegnativo quando le sue parole diventano forti, quando le sue parole diventano impegnative, esigono da noi ampia disponibilità. E questi suoi compaesani non hanno saputo fare questo passaggio, di accoglierlo anche quando le sue parole di Gesù diventavano più impegnative. Può capitare anche a noi. Ma è bello invece, quando diventano più impegnative, aggiungere un di più. E terzo è quello di non tirarci indietro neanche noi. Come Gesù non si è tirato indietro, anche quando non è stato riconosciuto, anche noi che siamo suoi discepoli, vogliamo ripercorrere un po' le sue orme, siamo chiamati a non tirarci indietro. Ed è bello qui seguire l'esperienza degli apostoli che non si sono tirati indietro. Qualvolta sì, Pietro ha tradito, gli altri l'hanno abbandonato, però poi con la forza dello Spirito Santo non si sono tirati indietro e sono andati avanti, pagando anche loro con la vita la loro fedeltà a Gesù. Non si sono tirati indietro, ma è l'esperienza di tanti santi che non si sono mai tirati indietro. Certo, viene da dire, di fronte a questa costanza nel nostro essere discepoli del Signore,
è da spaventarsi, non ne siamo all'altezza, non ne siamo in grado. Ma San Paolo stesso diceva di non esserne in grado. L'abbiamo sentito nella seconda lettura, là dove diceva: tante debolezze ho, tante debolezze ho, però nelle mie debolezze prendo forza dal Signore. E concludeva dicendo: quando sono debole, umanamente debole, allora sono forte, non della forza mia, ma certamente, ma della forza del Signore. Ecco, siamo chiamati oggi ad ascoltare il Signore e a testimoniare il Signore, nei momenti facili, nei momenti più difficili, quelli più impegnativi, contando più sulla sua forza che sulla nostra. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Padre, Figlio adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, la santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Gesù nella sua vita terrena passava beneficando tutti. Eleviamo a Lui la nostra preghiera per i bisogni della Chiesa e del mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: donaci di credere in Te, o Gesù. Donaci di credere in Te, o Gesù. Signore Gesù, rendici attenti a coloro che Ti annunciano, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i fratelli, e con la loro parola e la loro vita Ti danno testimonianza. Preghiamo. Donaci di credere in te, o Gesù. Signore Gesù, guarda il desiderio di vita e di pace che pervade il mondo. Sostieni quanti sono costretti all'esilio. Accogli le vittime delle guerre e delle calamità e delle ingiustizie. Preghiamo. Donaci di credere in te, o Gesù. Signore Gesù, e affidiamo tutte le attività estive con i ragazzi, i giovani e le famiglie. Aiutaci a non abbandonare le persone sole, anziane e malate, che sono in difficoltà. Preghiamo. Donaci di credere in Te, o Gesù. Signore Gesù, Tu che vivi tra noi come a Nazareth, donaci di accogliere con cuore aperto la grazia della Tua parola, affinché essa non sia motivo di scandalo, ma di salvezza. Preghiamo. Donaci di credere in Te, o Gesù. Nella nostra preghiera ci uniamo al ringraziamento di Maria Grazia e Giuseppe, che ricordano i loro 25 anni di matrimonio. E unendoci al loro ringraziamento, auguriamo loro tanta vita e tanta salute e tanta fedeltà nel loro essere marito e moglie.
Per loro preghiamo. Donaci di credere in te, Gesù. Vogliamo anche pregare per tutte le persone che per mille motivi il loro matrimonio magari è fallito, magari si è interrotto, magari non hanno potuto unirsi in modo stabile, definitivo, secondo le loro intenzioni. Per tutte queste persone preghiamo. Donaci di credere in te, Gesù. Nella nostra preghiera ricordiamo nel trigesimo di morte Urgese Eleonora. Per lei preghiamo. Donaci di credere in te, Gesù. Preghiamo per Armida, Piera, Vincenzo, zia Martina, Nava Orazio nell'anniversario di morte, Andrea Maria, Carnovale Maria e Raffaela, Gravina Rosaria nell'anniversario, i coniugi Cicchelli Attilio. Per tutti loro preghiamo. Donaci di credere in te, o Gesù. E al Signore presentiamo le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. O Signore, bisognosi della Tua presenza e della Tua amicizia, ci stringiamo a Te con fiducia, certi che non ci abbandonerai e che darai ascolto alle nostre suppliche. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Freddo, giorni lunghi amari, mentre il seme muore. Poi prodigio antico e sempre nuovo, del primo filo d'erba e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe. Avremo ancora pane, benedici, oh Signore, questa offerta che portiamo a te. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore
Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione. Salvaci, o Salvatore. Salvaci, o Salvatore. O Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Formiamo una famiglia radunata nel nome di Gesù, sentendoci tutti figli e figlie dell'unico Padre Celeste, diciamo: Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo e un sorriso scambiamoci il segno di pace. Agnello di Dio, che vieni a salvare l'uomo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che a tutti spezzi il tuo pane, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Sostieni col tuo vincastro, quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, ed io olio mi ungi il capo, il mio calice colmo di ebbrezza. Grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio
tutto il migrare dei giorni. Coloro che per mille motivi non si sono accostati al sacramento della comunione, per coloro che magari seguendoci da lontano non ne hanno l'opportunità, leggiamo comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Già che ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Maria Grazia e Giuseppe vogliono confermare la loro unione davanti al Signore con lo scambio degli anelli. Prima di che si scambino gli anelli, facciamo una preghiera, una benedizione su questi anelli. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio, Creatore e Signore dell'Universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito questi sposi nel vincolo santo a immagine di Cristo con la sua Chiesa. Guarda, o Signore, con occhio di predilezione, guardali, Signore, con occhio di predilezione, come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché con la corona di figli che oggi li festeggia, godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. E concludiamo con la benedizione all'urna del Murialdo. Ti ringrazio, mio Signore.
ci hai donato per le pene che la vita ci dà. Alleluia, oh mio Signore, alleluia, oh Dio del cielo, alleluia, oh mio Signore, alleluia, oh Dio del cielo. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione di San Leonardo Murialdo vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia e la speranza del Signore sono la nostra forza. Portiamole a quanti stanno vicino a noi. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Quando il cielo si tinge d'azzurro, io ti penso e tu sei con me. Non lasciarmi cadere nel buio delle tenebre che la vita ci dà. Alleluia, oh mio Signore, alleluia, oh Dio del cielo, alleluia, oh mio Signore, alleluia, oh Dio del cielo. Grazie per averci seguito. Iscriviti se vuoi al canale. Torna a visitarci. Arrivederci.